Quando usciremo dalla fase di emergenza, riprenderemo anche a fare conferenze stampa. Evitiamo adesso di perdere tempo eccessivo. Mi capita che quando cerco alcuni interlocutori nazionali, a volte ministri, la risposta che ricevo è: sono in videoconferenza. Ormai abbiamo tutta l'Italia che è in videoconferenza. Mi pongo sempre la domanda maligna: ma quando lavoriamo? Credo che abbiamo verificato tutti quanti che queste videoconferenze, 9 volte su 10, sono una perdita di tempo e non servono a niente. Produrranno, credo, soltanto delle mutazioni genetiche. Ci capiterà di trovare fra qualche settimana ministri geneticamente modificati, che hanno maturato una testa di computer, una testa di tablet, diciamo. Senza offesa, come si dice nell'agro sarnese nocerino. Siamo tutti in videoconferenza. Ritengo che sarebbe più utile lavorare che fare videoconferenze.